Buonasera a tutti ragazzi, sono Birbante e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della serie Fango e Fatica. Come potete vedere siamo in piena notte, stiamo caricando il nostro tatrone. Che cacchio è successo, mamma mia. Bene, stavamo cercando di caricare il nostro tatrone con tutta la legna, però a un certo punto mi è esploso il rimorchio, fantastico. Quindi mi si è girato un attimino il dolly qua, ed è un po' un casino perché adesso non ho assolutamente idea di cosa di cosa fare, cioè, se non questa cosa qui. Bellissimo quando succedono queste cose ragazzi, proprio una figata pazzesca. Allora, senza che il nostro rimorchio scappi, cerchiamo di ricollegarlo se fosse possibile, evitando tutti gli scherzi possibili. Adesso qua ci sarà, infatti immaginavo bene, vediamo cosa riusciamo a combinare, perché allora il gancio è qui, c'è una cosa di una visuale un po' di ecco, immagino che abbiate capito di che cosa intendo, perché non riesco a vedere benissimo, cavolo, quindi speriamo che adesso possa andare bene. Ah, meno male, perfetto. Quindi adesso andiamo un attimino a spegnere il motore al rovezzo, togliamo il freno a mano. Allora, intanto, perfetto, andiamo intanto. Dicevo, adesso cominciamo a caricare, abbiamo caricato questo convoglio qui, che dovrebbero essere ben 8 punti carico, ragazzi. A chi è successo? Ah, c'era. Ops. Perfetto. Ehi, sto scassando tutto. Dovrebbero essere circa 8 punti carico, se non ricordo male. Adesso lo verifichiamo immediatamente. Lo verifichiamo immediatamente appena andiamo alla prima segheria disponibile. Ok, noi qua ci siamo, impostiamo la rotta per la prima segheria. Direi che possiamo tranquillamente fare questa qua. Quindi dobbiamo inzigna che strada, dobbiamo passare da qua sopra, attraversare, guardare questo fiumiciattolo, scendere giù di qua, seguire sempre questo sentiero, poi al bivio, anzi facciamo così, va? Al bivio. No, ho sbagliato. Cacchio. Quindi così. Così, 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 e al bivio andiamo di qua. Quindi circa sono 400 metri in linea d'aria. Vediamo se ce la facciamo ad andare senza troppi problemi. Quindi abbiamo sempre lì Giovannina di fianco che ci fa compagnia, la nostra bellissima Giovannina. Guardate che bella. Giovannina. Ok, dopo questa breve porcellanata qua, continuiamo il nostro bellissimo carico di legna. Ok, guardate che bel fiume, che bella pozzangherona che c'è qua, però nulla spaventa il nostro bellissimo Tatra, che sta trasportando in teoria la folle cifra di ben 8 punti legna, 8 punti carico. Quindi in teoria, se noi andiamo, appena arriviamo alla prima segheria, in teoria depositiamo tutto quanto e dovremmo essere ok, cioè dovremmo completarla tutta quanta in un po', cioè in una volta soltanto. Proverò a vedere se riesco a mettere il semirimorchio con gli altri tronchi, diciamo quelli lunghi, perché questo Tatra qua mi ispira parecchio anche in versione semirimorchio e non soltanto in versione motrice. Contestualmente dovrebbe portare anch'esso la bellezza di 8 punti carico con il semirimorchio da legna. Spero che sia vero ragazzi, perché comunque poi diventa veramente troppo lungo, perché vi ricordo che anche qua abbiamo 6 segherie da rifornire. Fortunatamente però appunto la mappa è piccolina, però è abbastanza cioè non è delle peggiori che abbia mai visto, però comunque ragazzi mi piace, cioè guardate questi bei tornanti stretti, queste belle salite che ci sono, questi saliscendi, non è affatto male ragazzi questa mappa. Io proprio ve la raccomando se vi piace il genere, molto giocabile in single player avete però soltanto l'unica pecca, che ci sono soltanto due slot iniziali per i mezzi.
Quindi se dovete, se sceglierete di giocare con questa mappa, occhio, ai mezzi che andrete a selezionare. Io tendenzialmente, raccomando sempre un bel camion, motrice, quello che volete, e un mezzo da esplorazione, che generalmente consumano poco e sono molto agili i mezzi di esplorazione. Ok, allora. Qua abbiamo i nostri, sempre i nostri cari colleghi boscaioli che si sfondano a suon di death metal e robe varie. E adesso noi siamo più che felici di lasciargli giù un bel carico di roba. Poi come faremo retromarcia sarà un bel casino perché non ne ho idea. Eccolo qua, perfetto. Abbiamo consegnato 8 punti carico e questa segheria è a posto, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ci rimangono 1, 2, 3, 4 e 5 segherie. Il chiosco dei tronchi noi ne abbiamo soltanto uno, che è quello lì messo lì. Ok, quindi cosa possiamo fare? Magari ci facciamo un altro bel carico con tutta questa roba qua, con tutto esattamente come l'abbiamo fatto, e mi piacerebbe andare a esplorare questa segheria che è esattamente dall'altro lato della strada, cioè più o meno vicino a dove siamo partiti all'inizio. Quindi noi adesso ci facciamo un bel giro, sperando che io riesca a fare manovra qua, perché la vedo molto dura. Ok, scusi signora se le spacco qua le piantine. Allora, vediamo se riusciamo a fare una roba un po' non eccessiva, non troppo bella. Non oso guardare dove sta andando il rimorchio, ma probabilmente starà mega strisciando contro questa mega catasta di legna, infatti. Ecco, però almeno siamo riusciti a fare un giro abbastanza dignitoso e soprattutto non abbiamo fatto la retro con un rallato perché i rallati, ragazzi, sono cattivi, sono delle persone malvagie. Chiunque abbia inventato i rallati sono delle persone malvagie. La strada è questa qua, boh, non mi ricordo. Sì, la strada è questa qui. Dobbiamo ripescare, dobbiamo rifare la stessa strada al contrario, andare d'un chirovezzo e rifarci tutto quanto il nostro bellissimo carico di legname qua sul cassone. Intanto, appunto, vedete, ripercorriamo sempre la solita strada. Sono le 3, quasi le 3 del mattino e spero che possiate vedere anche le bellezze di questa mappa anche appena farà giorno. Anzi, sicuramente appena ora che arriviamo. 178 danni. Che cacchio è successo? Ah, c'era qua questa insenatura qua e non l'ho vista. Ora che farà giorno, cioè ora che carichiamo sia la motrice che il rimorchio, arriviamo lì soprattutto, sicuramente già sarà super giorno. Quindi adesso vediamo un attimino come siamo organizzati e magari, appunto, adesso carichiamo un attimino, voglio vedere se riesco a farvi vedere la stessa posizione in cui mi sono caricato poco fa il rimorchio, perché era una posizione abbastanza scomoda, perché Ughirovezzo era un po' bassino per i piantoni laterali qua. Scusate, cioè, allora, avete visto anche voi prima che carichi di legna siamo andati spediti. Vuoti, pianissimo. Vorrei capire il perché. Vabbè, non vi nascondo che ho fatto un pochettino di fatica a cercare di caricare quel mezzo del cavolo e non vi nascondo nemmeno che mi sto parecchio arrabbiando perché è abbastanza complicato caricare col Kirovez. Quindi praticamente ogni volta questo tipo di lavori qua, ecco, dobbiamo mettere il freno a mano, io spero che ci arrivi perché veramente, no, non ci arriva, ragazzi, è qualcosa di incredibile, veramente, il Kirovez l'hanno fatto troppo basso, ma proprio troppo basso, quindi riuscire a caricare un camion con la le di legna è veramente, veramente difficile. Adesso non so, non ho idea di come fare a caricarlo, che no 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 che cazzarola è successo? Aspetta, che forse una serie di robe strane mi ha permesso di fare, vediamo, magari adesso riusciamo a fare qualcosa di
di balordo, cioè. Vediamo se riusciamo. Intanto qua spacchiamo la panchina dei signori qua, che come fanno, se no poi durante la pausa non riescono ad andare a fumare, quindi poi si arrabbiano che gli abbiamo spaccato la panchina. Vediamo se ci siamo riusciti a creare una sorta di posto per passare, però intanto c'è il Tatra che rompe le pallozze. Cioè, vedete, questa zona qua di carico è parecchio, ma giusto un attimino scomoda, ma proprio un attimino, no? Mi sta facendo parecchio arrabbiare. Io pensavo che potesse essere una mappa, questa qua potesse essere una mappa relativamente facile, invece è qualcosa di abbastanza complicato. Infatti, soprattutto adesso che per riuscire a staccarci da quella situazione, a sbrogliare quella situazione, dobbiamo fare un giro pazzesco per cercare di arrivare dall'altro lato, perché mi ero incastrato in quel fossato del cavolo. Sto anche perdendo il carico, bellissimo. Non ho idea di come andrà a finire questo carico. Io speravo di fare una roba tranquilla, invece l'unica cosa che abbiamo fatto è stato fare casino. Non immagino come andrà a concludersi questo carico. Adesso noi andremo, siamo andati a sbattere, però manca veramente poco, ragazzi, che io perda il carico che ho qua attaccato a questa pala. Io spero di trovare per la prossima volta, non mi interessa, userò un tipo uno skitter, qualcosa che abbia una pala un po' più alta, perché il Kirovets, ragazzi, mi ha rotto le scatole, è troppo basso e ci complica il lavoro in una maniera indecente. Non indecente come quello che sto combinando io adesso, perché vabbè, facciamo una roba, va? Facciamo così, lasciamo andare questo carico qua, ce lo riagganciamo, lo risistemiamo un attimino, lo riagganciamo, speriamo di poterlo fare, di poterlo ripeccare tutto quanto unito. In teoria sembrerebbe che la cosa stia andando al nostro favore. Vediamo, 5 4, vediamo un attimino, 4. Allora vediamo un pochettino se riusciamo a riportare la situazione così com'era. Figuriamoci, perché ovviamente qua non è che le cose le possiamo fare semplici, no, stiamo scherzando, dobbiamo fare le cose molto complicate. Mi sto parecchio innervosendo, ragazzi, perché qua non è che delle cose non è che possono andare mai bene, no, devono essere sempre cose complicate. Allora vediamo se questa volta riusciamo a sistemarci un attimino meglio, Allora, 5 e 4, 5 e 4, no, c'è quello lì che rompe le scatole. Allora, ragazzi, dopo 3000 peripezie, forse ci siamo riusciti a caricare questo maledettissimo rimorchio qua, che non userò mai più, o probabilmente userò soltanto la motrice, perché è impossibile riuscire a caricare la legna su questo rimorchio usando il Kirovets. Quindi probabilmente mi studierò, porca miseria, ecco, mi studierò qualche altra cosa per riuscire a caricare la legna, perché veramente o il rimorchio o il Kirovets, o sono entrambi. Allora, siccome adesso qua non abbiamo spazio di manovra, dobbiamo fare una roba un po' bruttina, cioè passare attraverso questo piccolo fiumiciattolo, perché se no, se giro, ragazzi, succede un disastro, e tipo il rimorchio salta per aria e noi perdiamo tutto quanto il carico. Di conseguenza adesso noi molto adagiamente cerchiamo di uscire da qua, e per fortuna che ce l'abbiamo fatta. Ok, molto bene. Adesso noi andiamo in quella segheria che vi dicevo là in fondo. Adesso ci mettiamo il nostro bellissimo puntatore, quindi dobbiamo andare dritto di qua. Direi che facciamo la strada asfaltata, che no, non possiamo fare la strada asfaltata, ragazzi, perché abbiamo perché il posto di blocco è bloccato, appunto, cioè l'accesso è bloccato perché stiamo trasportando dei tronchi. Quindi dobbiamo per forza utilizzare le strade alternative, quindi, e di conseguenza dobbiamo fare tutta questa stradona qua, arrivare qua, e salire da qua così,
Poi e rifare tutta questa strada qua, porca miseria ragazzi, è un bel viaggetto che dobbiamo fare. Sono quasi 1,2 km, anzi 1,3 km direi. Dobbiamo farci 1,3 km di strade. E lo facciamo ragazzi, qual è il problema? Noi siamo degli avventurieri, quindi direi che è all'ordine del giorno fare questo tipo di operazioni un po' strane. Qua c'è sempre il solito fiume che andiamo a mezzo all'ora, anzi, o meglio, andiamo più veloci quando siamo carichi che quando siamo scarichi. Questo qua è un mistero, ma immagino che sia colpa del Tatra, perché è un po' fatto, cioè sembrava bello all'inizio, però non è che la fisica venga rispettata più di tanto in questo mezzo qua. Però vabbè ragazzi, ormai l'abbiamo utilizzato e come tradizione vuole, fino a fine serie, cioè fino a fine puntata, dobbiamo comunque utilizzarlo, perché non è che si possono cambiare così d'amblè i mezzi in corso d'opera. Ne approfitterei quasi quasi di fare un po' benzina, non so però se allora sì, no, beh, dovrebbe bastarci ancora. Abbiamo circa 3/4 di serbatoio, quindi direi che possiamo andare alla grande. Quindi allora facciamo questa, no? Dobbiamo attraversare di nuovo, dobbiamo guadare di nuovo questo fiume qui, che però è molto carino. Ok, io per la prossima volta cercherò di utilizzare una gru, perché il Kirovets mi ha rotto le scatolones. Di conseguenza cosa faremo? Cercherò di portare questo mezzo in retromarcia, lì in quella specie di cubicolo strano lì dove eravamo, dove c'è il chioschetto per caricare i tronchi, e utilizzerò la gru che c'è montata su uno dei vari mezzi che abbiamo sbloccato. E per forza, perché sennò ragazzi, io col Kirovets sono abbastanza scomodo. E per la prossima puntata spero di trovare una mod con un, appunto, come vi dicevo prima, uno skidder o qualcosa del genere. Perché così non se vuota. Ok, allora abbiamo fatto, stiamo scalando bene la nostra bella montagnetta qua, stiamo uscendo egregiamente dal fiume guadato, e ci dirigiamo verso la nostra bella strada asfaltata, che un po' qua in Spin Tires è un po' un altro senso, cioè Spin Tires, se voi lo leggete al contrario, vuol dire strade che si infangano tantissimo e incastrare tantissimo nel fango. Ok, bene, allora non abbiamo controllato che non sopraggiungesse nessuno dal senso di marcia, perché noi ci stavamo immettendo abbastanza in modo cattivo nella strada. Noi ci siamo altamente fregati di chi potesse giungere, però noi siamo dei trasportatori di legname, noi ce ne infischiamo delle regole della strada, perché noi non stiamo in strada, noi stiamo in mezzo al fango. Ok, non sopraggiunge nessuno, possiamo girare qua a sinistra, perfetto, e cominciamo ad arrampicarci in questa bella stradina, che in realtà mi piace abbastanza, cioè mi ricordo strade di campagna, molto, cioè questa mappa qua ragazzi veramente non è così terribile, però è proprio bello il paesaggio, no? Queste strade che comunque non ci sono tante strade dove dover andare. Oh mamma mia, guardate che bel fosso che c'è qua. Guardate che bel fosso che c'è qui. Porca miseria. Bello, bellissimo. Wow. Bello, mi piace. Cioè, vedete, appunto, sono poche strade, quindi non c'è il rischio di perdersi più di tanto, però sono abbastanza impervie. E questo, ragazzi, è il genere di mappa che a me piace parecchio. Appunto, poche strade, tanta difficoltà. Allora, noi adesso qua dobbiamo girare, dobbiamo andare lì in mezzo, dobbiamo continuare. Perfetto, quindi ancora un po' di bagnetto, il nostro Tatra si bagna un pochettino, perfetto. Forse c'è anche un serbatoio di benzina ausiliare sul rimorchio, non me ne sono mai accorto, lo scopriremo magari più avanti. Perfetto, allora noi stiamo andando pian pianino, ce ne stiamo andando, qua c'è sempre Giovannina di fianco che ci fa compagnia. Meno male, perché sennò il nostro Mino qua con la Tina Mercedes, che è preso pari pari da Farming, secondo me questo qua è stato un attimino modificato, però secondo me sembra molto modello dell'omino di Farming.
Però vabbè, ragazzi. No, 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 no. Ok, perfetto. Mizzica. Cioè, secondo me comunque alla fine è anche carino, no? Che si prende ispirazione da alcuni modelli di altri giochi, si provino a convertire per un altro gioco, cioè alla fine ci sta, come per esempio appunto i modelli di Euro Truck che vengono usati per farming, a quanto pare qua anche Spin Tires ha preso un pochettino da farming e così via. Non è tutti questi giochi un po' di simulazione, così è bello che ci si cooperi tra giochi per cercare alla fine di fare un prodotto bello, giocabile, che piaccia soprattutto appunto. E allora, bello quell'edificio là dietro, molto carino. Cioè guardate veramente, queste stradine qua mi ricordano proprio veramente passi di collina. Cioè veramente ragazzi, non è troppo impegnativo, cioè è abbastanza impegnativo ma non troppo, non c'è troppo fango. Cioè non è che non c'è troppo fango, non c'è tanto il rischio di doversi incastrare. Come vedete appunto il verricello io lo sto usando pochissimo, perché sì, è bello usare il verricello, però comunque è anche bello fare queste stradine. A me piacciono molto le strade strette che si arrampicano, e appunto vi ripeto per l'ennesima volta, questa mappa qui rispecchia perfettamente i miei standard. Cioè guardate tutta questa bella strada che stiamo facendo qua, come si arrampica. Qua abbiamo delle fabbriche abbandonate qua dietro, cioè abbandonate mica tanto, perché qua, se vi ricordate, in questo gruppo di fabbriche c'era il primo mezzo che abbiamo sbloccato nella prima puntata, proprio subito all'inizio, quando abbiamo sbloccato con la Lada quello che era in riserva, per farvi capire. Ok, allora dovrebbe mancare relativamente poco la segheria, penso che sia questo edificio che c'è qua sulla sinistra, che vediamo qua sulla sinistra. Intanto sì, mi sembra di sentire nel sottofondo la classica musica hard metal, cattivissima, quindi esatto, esattamente, perfetto. Forza, forza Tatrone, dai. Adesso vediamo se riusciamo a farla di nuovo sporca, che magari possiamo fare il giro. Esatto, sì, così almeno abbiamo spazio di manovra e poi usciamo tranquillamente dall'altro lato, senza fare troppi giri pazzeschi. Sempre però il nostro Tatra ce la faccia, perché come vedete appunto è un po', c'è un po' di fan, un po' di acquetta, però il nostro Tatra non teme rivali e noi ce la facciamo tranquillamente. Se ci facciamo un bel giro tondo, quanto è bello il mondo, gira il Tatra, tutti giù per terra. Chiaramente la canzone era così, non ammetto discussioni. Ok, perfetto, quindi scarichiamo i nostri bellissimi 8 punti. Sono le 8 di sera, perfetto. Allora bene, ci fermiamo qua, scarichiamo 8 punti, perfetto ragazzi, alla grande ce l'abbiamo fatta. Allora, adesso dove possiamo andare? C'è un'altra segheria qua che è più o meno la zona è quella lì, però c'è sempre il problema qua. Allora cosa facciamo però stavolta? Allora io direi di portare il Tatra al garage, che era quello che c'era qua in fondo, così magari vediamo se riusciamo a mettergli il semirimorchio, e equipaggiamo con la gru uno di quei mezzi che abbiamo portato. Mi sembra che ci sia il B255 se non sbaglio, qualcosa del genere. Usiamo quello lì perché il Kirovets, ragazzi, ci ha scassato le pallones. Che cavolo, già mi ero dimenticato questa storia qua, che qua la cabina interna, la visuale interna l'hanno fatto un po' troppo indietro, quindi vediamo il sedile, cioè non è fatta benissimo. Soprattutto la giovannina lì, guardate che mani strane che ha, cioè, non guardate le altre cose, penso che siete dei porcelloni se avete guardato altre cose, però in questo caso mi stavo riferendo alle mani della signorina giovannina. Vabbè, lasciamo stare, cosa combina la signorina giovannina con quelle mani al nostro Mino con la tutina Mercedes, sono fatti loro, che se la spassano in cabina, anche se non c'è tanto spazio qua, perché è una cabina singola, non è una cabina doppia, diciamo, cioè, o meglio, tutte le cabine sono singole, il discorso è che magari non c'è la brandina, ecco, questo è quello che volevo farvi capire.
Perché appunto vedete, proprio questi qua sono i classici, sono tipo è una classica motrice da cantiere, no? Appunto, che solitamente non hanno bisogno di una cabina, perché appunto le motrici da cantiere fanno semplicemente avanti e indietro 4, 5, 6 volte al giorno a scaricare calcinacci, ghiaie, caricare e scaricare. Questo è quello che fanno motrici e trattori da cava sostanzialmente. Trattori ovviamente intendo sempre trattori stradali, non trattori agricoli. Anche se magari ogni tanto, in realtà una volta mi è capitato di vedere un trattore agricolo che con un rimorchio agricolo normalissimo che però era impegnato in una cava. Quindi era proprio, non me l'aspettavo di vedere una cosa del genere, però è capitato ragazzi. E a quanto pare si usano, io non ne avevo idea, però a quanto pare si usano. Effettivamente sono comunque dei mezzi, trattori sono mezzi potenti e si prestano a fuoristrada, perché ovviamente devono stare nei campi. Quindi non vedo perché non possano essere utilizzati anche in cava. Allora, adesso possiamo passare dalla strada asfaltata perché siamo vuoti, quindi i nostri doganieri là ci dicono che è tutto a posto. Possiamo passare attraverso il posto di blocco, perché come vedete noi non stiamo trasportando neanche uno stuzzicadenti. Qua il rimorchio mi va in derapata, perfetto, ok. Abbiamo fatto un po' di dannetti, però adesso noi ne approfittiamo, invece di andare dritti, invece di tirare il dritto, noi ce ne andiamo allo shoppete, che dobbiamo innanzitutto lo ripariamo, già che ci siamo facciamo anche il pieno, e portiamo il nostro B55, B255 o qualsiasi altro mezzo ci sia a disposizione, che tra l'altro dovrebbero però essere già lì, quindi di conseguenza penso che risparmiamo anche un bel po' di tempo. Però ormai sono le 22, ora che arriviamo lì si farà una certa. Quindi allora sì, là c'è un mezzo, ce sono due addirittura, molto bene. Allora facciamo una cosa, ripariamo intanto questo, perfetto, ho riparato 231 danni, facciamo benzina sia a noi che al nostro bellissimo serbatoio dietro. Sì, ha un serbatoio da 500 litri ragazzi, spettacolare, veramente veramente spettacolare. Allora qua vediamo come riusciamo a se riusciamo a fare una manovrina un po' degna da miglior autista dell'anno. Vediamo se ce la facciamo. No, sì, proprio esattamente così ragazzi, proprio esattamente così abbiamo vinto il premio come miglior autista dell'anno. Cioè abbiamo ribaltato, ci stiamo andando a schiantare, perfetto ragazzi, spettacolare, veramente sono troppo bravo, lo so, grazie, io vi ringrazio per i complimenti, ma non siete troppo gentili, non dovevate farmi tutti questi gran complimenti ragazzi, siete troppo forti, vi ringrazio molto. Allora va bene, direi anzi invece di usare il B usiamo il C, vediamo se si può fare a modi con la gru, perché mi piace, voglio, scusa, l'abbiamo usato poco questo mezzo qua e mi piace. Vediamo cosa riusciamo a fare. Stai fermo però, 25 c'è. Cassone con gru, perfetto, bellissimo, l'abbiamo messo, così adesso prossimamente poi magari io dietro le quinte mi porto questo mezzo, me lo porto dall'altro lato e cominceremo a utilizzare questo qua, perché ragazzi col Kirovets non si vuote. Magari facciamo così, io mi tengo ancora, ops, scusa John, 821, proprio in dritto contro la ladina. Facciamo così, io magari per la prossima puntata userò ancora il Tatra versione motrice rimorchio, un po' rimorchio problematico, chiamiamolo così, e magari poi per l'ultima puntata usiamo il semi rimorchio. Io niente, direi che questa puntata termina qui, io vi ringrazio molto per averla vista e per avermi tenuto compagnia, e ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio della serie Fango e Fatica. Ciao a tutti ragazzi!